Verrà aperto domani a Guardia Vomano un nuovo cantiere ATER che accoglierà presto altri inquilini assegnatari in attesa di un'abitazione. L'appuntamento è per le ore 11. Avvieremo un nuovo cantiere, un altro cantiere all'interno della ricostruzione a Guardia Vomano di Notaresco. Per noi certo è una grande soddisfazione perché nonostante insomma, il periodo di lockdown, nonostante l'anno con tutta l'emergenza sanitaria, aver portato avanti ugualmente la nostra attività per noi è veramente motivo di soddisfazione. Ci saranno domani appunto a condividere questo nostro momento, ci sarà anche il governatore, il presidente Marsiglio, l'assessore Quaresimale, il dottor Rivera, tutti coloro che a vario titolo hanno consentito che intanto un altro cantiere potesse partire. Ecco, un cantiere di che tipo? È un cantiere appunto di sistemazione dell'immobile per i danni conseguenti al sisma 2016. Intanto domenica sono state assegnate nuove abitazioni ATER nel comune di Colledara. Abbiamo assegnato le abitazioni per la temporanea sistemazione, quindi sono state assegnate le unità abitative a coloro che sono ancora fuori dalle abitazioni che sono oggetto della ricostruzione. Un ATER sempre in movimento, quello di Teramo? Ma è un ATER che inevitabilmente deve essere in movimento perché c'è tanto da fare, c'è la ricostruzione in atto, c'è la riqualificazione del patrimonio immobiliare, ci sono tante attività.